Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Brevemente, non mi dilungherò come l'altra volta. Allora, questo che in teoria dovreste vedere a monitor è la nostra radio assistenza chiamata VOR, ok? Allora, come funziona questa radio assistenza? Delle particolarità rispetto all'NDB. Innanzitutto viaggia su frequenze molto più alte, siamo nell'ordine dei megahertz e va intorno dai 108 MHz ai 118 più o meno. Quindi sono frequenze molto alte che gli danno il vantaggio di avere un segnale più preciso, meno influenzato da fattori atmosferici, ma più corto, nel senso non raggiunge le distanze che raggiunge l'NDB. Sostanzialmente questa radioassistenza emette due onde, una portante e una sfasata, e in base a di quanto si sfasa la sfasata rispetto alla portante, il nostro strumento di bordo è in grado di definire su quale radiale ci troviamo. Nel caso qui, aspetta, vi prendo un altro, che è più facile da intuire. Se la sfasata ovviamente è completamente all'opposto, quindi nella parte che sto indicando adesso, quindi se la portante sta nella cresta superiore dopo X tempo, se allo stesso tempo la sfasata sta nella cresta inferiore, vuol dire che è sfasata di 180 gradi. E quindi lo strumento è in grado di capire che ci troviamo sulla radiale 180. Ovviamente se lo sfasamento è di 90 gradi staremo a est, se è di 270 staremo a ovest. Se invece la sfasata è perfettamente coincidente con la portante, vuol dire che noi ci troveremo sulla radiale 0 e quindi staremo perfettamente a nord. Questo è proprio un breve accenno per capire come fa lo strumento nostro di bordo a capire su quale radiale ci troviamo. Fino a qua tutto chiaro? Sì, geniale poi. È un sistema molto... Vabbè, ci sarebbe da dire altro, però, sinceramente. Quello che possiamo dire, che un po' di interesse, è che la portante è modulata in ampiezza rispetto alla sfasata e questo ci permette di inviare, oltre al riferimento temporale, che è quello che ci interessa della portante per capire di quanto si sfasa la sfasata, ci permette anche di inviare delle informazioni. Nel nostro caso l'informazione che viene inviata è il codice Morse identificativo del VOR, che sono le tre lettere appartenenti al VOR. Noi sappiamo che il VOR, come radioassistenza, ha la caratteristica di essere formata da tre lettere, ok? E questo lo manda sulla portante? Sulla portante, sfasandola in ampiezza, ogni tot manda questo segnale. Sono qualche secondo, insomma, di ripetizione. Sì, sì, sì. Ok, quindi lo strumento di bordo è anche in grado di dirci quale VOR abbiamo agganciato, ma noi anche da bordo siamo in grado anche di ascoltarlo. Allora, che altro c'è da dire? La cosa più importante. Come funziona il VOR? Il VOR invia, appunto, questo segnale lo invia su tutte 360 le radiali, ok? Quindi la sfasa di ogni grado in uscita rispetto al VOR. E prima o poi andrà a impattare il nostro aeromobile, ok? La cosa importante del VOR è che per noi capire dove ci troviamo rispetto al VOR... per noi non è importante la nostra prua, nel senso, a prescindere da come noi ci stiamo muovendo in quel momento, noi attraverso lo strumento di bordo riusciamo a capire immediatamente dove ci troviamo rispetto al VOR. Ok? In questo caso l'aeromobile sta volando con prua 350 probabilmente, ok? Sta andando quasi perfettamente a nord, però in realtà si trova sulla radiale 315, ok? Ci sono dubbi a riguardo? Ok. Quindi la cosa da fissare importante è che la nostra posizione è indipendente dalla nostra prua. E la nostra radiale di appartenenza sarà quella che, partendo dal VOR, ci va a colpire, tra virgolette, ok? In questo caso la 315. Se fossimo stati perfettamente a est rispetto al VOR, ci avrebbe colpito probabilmente la radiale 090. Ci siamo?
Dubbi? Andiamo Andiamo tranquilli. Allora, vediamo un po'. Che altro possiamo dire? Quindi, in questa situazione, noi abbiamo subito delle informazioni, ossia, il nostro aereo sta viaggiando si trova sulla radiale 315. E se noi volessimo andare verso la nostra radioassistenza, qual è il nostro QD mic? Allora, innanzitutto che cos'è il QD mic? Il QD mic è la prua che dovremmo avere per andare verso la nostra radioassistenza. Ok? Quindi, se io volessi andare verso la nostra radioassistenza, stando sulla radiale 315, qual è il nostro QD mic? È reciproco. Il reciproco della radiale. Quindi, come lo ottengo? 315-180, in questo caso 135. Ok, quindi io mettendo prua 135 sono sicuro che viaggerò sulla radiale 315 in avvicinamento e andrò verso la nostra radioassistenza. Chiaro cos'è un QD mic? No. Allora, facciamolo ancora più semplice. Il mio aereo, invece di trovarsi là, si trova perfettamente a destra della nostra radioassistenza, quindi sulla radiale 090. Lo vedete il puntatore? Ok. Sì. A prescindere dalla mia prua, in quel caso, quale sarebbe il mio QD mic? Quale sarebbe la mia prua che dovrei avere per andare verso la radioassistenza? 270. Esattamente, 270. Quindi in quel momento il mio QDM è 270. Che è la prua che dovrei avere, non la mia prua attuale. La mia prua attuale può essere qualsiasi. Ok? Il mio QDM in quel momento è 270 e la radiale sulla quale mi trovo è 090. Ci siamo? Adesso è un po' più chiaro. Ok, sì. Quindi noi, quando faremo il piano di volo, per noi saranno importanti due cose, le radiali e i relativi QDM. Ok? Allora, passiamo quindi al nostro piano di volo. Noi partiremo da qua, da Golf Charlie Lima Bravo. Ok? Vedete? Sì. E arriveremo qua, a Golf Charlie Lima Papa. Ok? Però sfrutteremo tutti e tre i VOR, quindi faremo un giro un po' particolare e alla fine ci riallineeremo sulla pista. Non so manco qual è, dovrebbe essere intorno alla 25 comunque. E sulla pista 25 e ci dovremmo atterrare, ok? Sì. Però questo volo, come dicevo poc'anzi, lo faremo in modo un po' particolare, nel senso, subito dopo la partenza, fatto un breve circuito di traffico, ci riporteremo verso nord. Abbasseremo lo sguardo, cioè nel senso da quel momento in poi noi guarderemo esclusivamente la strumentazione di bordo senza guardare più fuori, perché la caratteristica di un volo IFR fatto con la strumentazione di bordo è appunto utilizzare la strumentazione perché noi potremo volare in condizioni IMC, quindi condizioni che non ci permettono di stabilire dove sia il suolo, ma ci dovremmo unificare. Soltanto basare sul nostro strumento. Durante gli esami, questo viene fatto mettendo al povero malcapitato sta specie di secchio in testa, in modo tale che non bari e può guardare soltanto la strumentazione, ok? Inquietante. Sì, è abbastanza. Noi non ci metteremo il secchio in testa come ha fatto qua il signore, ma semplicemente abbasseremo con il mouse la visuale e guarderemo soltanto gli strumenti. Se abbiamo fatto tutto correttamente, dopo aver intercettato i tre VOR, ci allineeremo sulla pista, alzando lo sguardo verso le ultime miglia nautiche. Se abbiamo la pista di fronte, siamo stati bravi, altrimenti pazienza. Ok? Ok. Quindi proviamo a fare questo simpatico giochino, vediamo che cosa succede. Allora, come funziona il VOR? Però non vi ho detto. Aspetta. Non vi ho detto come funziona lo strumento. Allora, questo è lo strumento di bordo, ok? In questo caso, innanzitutto applichiamo subito una regoletta abbastanza semplice, abbastanza intuitiva, ma molto importante. Come facciamo noi in questa situazione a capire su quale radiale ci troviamo?
Innanzitutto, la cosa importante è, per capire su quale radiale ci troviamo, bisogna portare questo indicatore, questa lancetta, che si può sfasare sia a destra che a sinistra, va portata esattamente al centro, ok? In modo tale che mi riveli la radiale d'appartenenza. Quindi io muovendo l'OBS, ok, poi vedremo come si fa, muoverò questa lancetta a destra e a sinistra, la metto al centro e a questo punto posso leggere lo strumento per capire qual è la mia radiale e qual è il mio QD mic, ok? La radiale, Ma come ricordiamoci fai a leggerlo, sempre, scusami? come? Come fai a leggerlo? Ma adesso ancora non l'ho detto. Dove lo trovi? Non ho cosa detto. Ah, scusami. Noi Scusami. ruotiamo l'OBS in modo tale che la lancetta, il cursor di vector indication, si mette indicator, si mette perfettamente al centro, ok? Una volta fatto questo, noi dobbiamo sapere, ricordarci sempre, che la radiale è sempre all'opposto della freccia, di questo triangolo, ok? Che mi può assumere verso su se sto andando in to e verso in giù se sto andando in from, e poi vediamo che cosa significa. Quindi la radiale è sempre all'opposto, quindi la nostra radiale adesso è 180, ok? Perché è all'opposto, è sotto la base del triangolo, No, ok? Ci siamo? quello è il QDR, quello che E il mi QD, no, questa è la radiale, sì, no. 180 è la nostra radiale e 360 o 0, che dir si voglia, è il nostro QDM, ok? Quindi adesso noi stiamo in questa situazione, noi staremo viaggiando con una prua non definita, ma siamo esattamente a sud della nostra radioassistenza. Se volessimo andare verso la radioassistenza, dovremmo fare una virata e andare verso prua 360, ok? Quindi in questo caso ovviamente è il contrario. Qui adesso siamo in allontanamento verso dalla radioassistenza, perché la bandierina in from, vedete che va verso il basso? Sì. Quindi la nostra radiale sarà, in questo caso, 2, 255, ok? Vedete? E il nostro QD mic invece sarà 75, ok? Ma adesso lo andiamo a vedere più sul pratico, forse è pure meglio. Allora, pianifichiamo. Come facciamo? Io sinceramente uso Plan G quando devo fare i voli strumentali perché ha uno strumento particolare che è molto utile, che adesso andiamo a vedere. Salute. Grazie. Allora, noi partiremo da qua. Andremo verso sud, faremo un breve circuito, vireremo a sinistra, ok, lo faremo standard, e poi andremo verso in sottovento, verso l'aerodromobile. Allora, il primo VOR che ci viene in ausilio è questo qua, Linda Papa Charlie, ok? Quindi noi clicchiamo qua e facciamo con questo strumento, ho fatto un po' storto, ok, QDM portata, ok? E qua mi dà le informazioni. Diciamo che a noi ci interessa avvicinarci a questo QDM, a questo VOR con un QDM di 200. Ok? Quindi io, una volta fatta questa virata, andrò a intercettare ad avvicinarmi con un QDM di 200, ottenendo esattamente questa linea. Ok? È chiaro fino a qua? Sì, vai, sì. Notiamo che qua è il 180, perché è leggermente sfasato, vedete che non va perfettamente su, ma è leggermente sfasato, quindi il nostro QDM è 200, ok? Quindi io come prima informazione mi metto LPC radiale 200 in to, cioè in avvicinamento, ok? O in bound, come volete. E mi vado a segnare la frequenza. La frequenza, basta che ci metto il mouse sopra, la vedo, è 115 MHz, ok? E mi segno questi tre dati, ok? Proseguiamo. In allontanamento, invece, cambiamo, pure per vedere pure come funziona in avvicinamento. Diciamo che proviamo la 050, quindi farò una leggera virata a destra. Quindi, Roberto, scusa, sì. perché 200?
è arbitrario, va bene qualsiasi valore. Ah, Sì, va bene un qualsiasi valore per avvicinarmi. Io ho scelto 200, potete ok. Cioè, se usare. io volevo scegliere 180 lo E potevo qual fare era? Ma tranquillo. figurati, poi sei libero. Chi te lo viene? Ho scelto 200. Infatti adesso facciamo. Ha fatto un No, io adesso esempio. me le segno queste cose perché poi le andremo a fare. Capito? Io adesso mi sono segnato LPC, radiale 200 in tu e la frequenza. Poi adesso mi segno LPC, radiale 050 in allontanamento, quindi from, ok? E mi segno fino a quando voglio tenere questa radiale. Perché oltre al VOR, questi sono tutti quanti VOR DME, vuol dire che hanno un altro apparato ausiliare al VOR che mi dà anche la distanza del VOR, ok? Vedete che qui appare anche distanza, ok? Quindi io utilizzerò, rimarrò su questa radiale fino a una distanza di, facciamo, 10. Ecco qua, fino a qua. Fino a 10 miglia nautiche, ok? Scusa Roberto, Dimmi. codesto strumento Sì. che ti dà la distanza, te la dà solo se i VOR c'hai DME, Sì. le G, plan G? Ah, ecco. Sì. Solo se il VOR è anche dotato di DME. In Ho questo caso lo capito. identifichiamo perché c'è, oltre all'esagono, ci sta pure un quadrato. Ok? Ok. Quindi vuol dire che è dotato di DME, vuol dire che ti dà anche la distanza. Ok? Attraverso un transponder lui ti manda un segnale, tu glielo rimandi uguale, lui calcola il tempo che ci ha messo questo segnale ad andare e tornare, quello che si fa pure con i ping del PC, no? E Sì, 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 lui ti dice, sì. guarda, stai distante dal VOR tot miglia nautiche, ok? Ovviamente al VOR più ci avviciniamo, più il rilevamento diventa incorretto, perché le radiali sarebbero talmente tanto vicine che il nostro strumento di bordo non è più in grado di distinguerlo, ok? E poi noi comunque ci passiamo sopra, quindi diciamo che dalle 2 miglia nautiche in poi non ha più senso usare il VOR. Lo strumento di bordo, perché comunque ci stiamo passando sopra, ok? E quindi diventa estremamente impreciso. Noi vedremo che il Course Deviation Indicator comincerà a spostarsi, anche se noi in realtà non stiamo virando da nessuna parte, per poi superare il VOR, la bandierina cambierà aspetto, per poi riallinearsi, superate le 2 miglia nautiche, alla radiale di uscita, ok? Quindi diciamo che nelle prossimità del VOR il VOR diventa estremamente impreciso, ma noi questo non ci interessa perché deve essere un ausilio all'approccio, diciamo, non ci dobbiamo andare proprio sopra. Ok? Quindi per adesso siamo arrivati a QDM 050, distanza 10 miglia nautiche, ok? In realtà questo QDM. Qui fa. Allora, qui è una precisazione, non è il nostro QDM, ok? Perché abbiamo detto che il QDM è la prua che noi dobbiamo avere per allontanarci, ok? Questo in realtà è il QDM della radioassistenza, ok? È un po'. Non dico un errore, però voi questo QDM intendetelo come radiale, ok? Quindi noi siamo sulla radiale 050, ok? E il nostro QDM in realtà sarebbe il reciproco, ok? Sarebbe 230. Ci siamo? Vabbè, ma scusa, lui non Ok. dà il QDR praticamente. Sì, è QDR, esattamente. Non volevo. Ma QDM e QDR non si usano per gli NDB? Si usano. No, vabbè, si usano per gli NDB, però in questo Perché caso noi in parliamo questo di caso radio. sono invertiti. No, il QDM è sempre la prua che noi vogliamo avere per avvicinarci alla radioassistenza, ok? E il QDR in realtà è quello che noi ci lasciamo dietro, cioè sostanzialmente se io Siccome tu prima hai detto QDM qui è 200, Allora, in ho questo caso sbagliato. Plan G mi sta indicando il QDM della radioassistenza, non il nostro, ok? Quindi Sì. è un po' una forzatura nel È senso. l'opposto, diciamo, il contrario. Esatto, esattamente. Comunque, noi adesso qui siamo sulla radiale 050. A noi adesso il QDM non ci interessa perché noi ci stiamo allontanando. Ok? Quindi il nostro QDM in realtà, se vogliamo tornare indietro, ci interesserebbe, ma a noi non ci interessa tornare indietro. Quindi seguiamo la radiale in quel caso. Ok? Ci mettiamo stabili sulla radiale e andiamo in uscita sulla radiale. Ok? Fino alle 10 miglia nautiche. Alle 10 miglia nautiche noi andiamo a cambiare frequenza del nostro sui nostri apparati e ci andiamo a collegare con quest'altro NDB.
a quest'altro port, scusate. Ok? Quindi mi segno la frequenza 112,9. Ok? E decidiamo su quale QDM questa volta effettivamente avvicinarci, ok? In questo caso facciamo 120 e quindi ci avvicineremo più o meno così, ok? Quindi noi saremo più o meno qua, ci accosteremo su questa radiale, la radiale 120, quindi il nostro, in realtà il nostro QDM quale sarà se la nostra radiale è 120? 120 più 180. 300, 300. Ah, sì, 300. Perfettamente. Ok. Quindi noi ci avvicineremo, sempre col solito sistema, aspettiamo che ci siamo sopra. Quando capiamo che siamo arrivati sopra a questo VOR, faremo un'ulteriore variazione e ci allontaneremo sulla radiale 090, ok? Fino ad aver raggiunto, io qua mi allontanerei un po', farei pure in questo caso, sì, qui cambiamo, farei pure in questo caso 10 miglia nautiche, tanto comunque ci si mette poco, vedrete. Ok, quindi il nostro, la nostra radiale sarà sempre la 090, ok? Fino a che il nostro DME non ci dirà stai lontano da quel VOR di 10 miglia nautiche. A questo punto, ultimo cambio di frequenza con il VOR che a noi ci interessa per l'atterraggio, ok? TGN, la frequenza è 115,6 e stavolta andiamo a mettere una radiale particolare che è la 025, che è quella della nostra pista, in modo tale che saremo perfettamente, vabbè, si spera di stare allineati con la pista e effettueremo l'atterraggio, ok? Ora, tutte queste cose noi ce le siamo appuntate, quindi sapremo di volta in volta che cosa fare. Poi, magari il primo lo faccio io e poi gli altri li facciamo insieme, va bene? Vediamo. Fino a qua, C'è domande, dubbi, bisogno del questione? simulatore? Com'è? Del simulatore? No, no, Quello? lo avvio io. No, ma dopo ti ho detto, ma poi magari lo facciamo assieme, ma c'è bisogno di avere il simulatore pronto oppure... No, lo facciamo insieme nel senso io sto col simulatore a video, E noi mettiamo facciamo... pausa e definiamo Ok. insieme i passi da fare. Ok? Ok, perfetto, grazie, scusa. Vediamo un po' che succede. Per favore, mettete il push to talk che non sto capendo più nulla. Chi è che c'ha... Ok, aspetta un attimo. Rocco e Rosario, per cortesia, Sì, subito. mettete in push talk oppure vi mutate il microfono. No, Roberto, così le Sì, silenziate no, no, l'audio. sì. Vabbè, Allora, facciamo una cosa. Teniamo che tutti hanno il microfono mutato. Solo Roberto lo tiene libero. se uno deve fare una domanda, No, la no, scriviamo. sì. No, 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 parlare, No, la parlare. fai, ti smuti e puoi parlare, cioè, non è che... Cioè... Allora. Hai detto che lo fa con il Baron o Sì, con il Cessna? col Baron. Così almeno vediamo pure un attimo per chi non lo dovesse conoscere. Allora, vediamo un po' su sto meteo se riusciamo a fare qualcosa. Perché io vorrei togliere. Allora, visibilità, vabbè, dove sta il vento? Non c'è il vento? Aiuto? Qualcuno mi aiuta? Fai cavo ok, seleziona valore predefinito. Sopra. Così non mi Cavo mette ok. vento?
Ma se non mi sbaglio, infatti dice aggiungere stato vendo non fa niente. Sì. Mo, però vedrete che dopo un po' mi torna normale, non so per quale motivo, però vabbè. Dove l'hai comprato? Napoli sto explain. Scusa Roberto, mentre se tu spiegavi, io ero talmente preso da guardare te, ma le radiali noi bisognava prenderle, appuntarseli? È una domanda, perché mi sa che ho fatto una cazzata. Perché? Dimmi. Ma perché io non l'ho appuntata? Stavo guardando te e allora facciamo una cosa, aspetta. No, ma non avevo capito, no, abbi pazienza, no, difetto no, mio. No, ma va benissimo, no, per carità, c'ha ragione, infatti. Allora, un attimo che scrivo, quindi non posso tenere il push to talk acceso. Error. Ok, queste sono le nostre radiali. Questo spingiamo, mamma mia, speriamo che va bene perché ho paura che tutte ste cose aperte tende a soffrirne. Allora, chi è che non ha mai visto un Baron che ci ha bisogno di particolare informazioni? Io. Ok, va bene, perfetto. Io. Perfetto. Ah, saranno cose comunque semplici, però è bene definirle. Tanto qua mi metto su quello di scorta, mi metto il QFE. Allora, come si accende? Innanzitutto, ovviamente, batterie e avionica, ok? Così, adesso. Ecco, vedi, già. Perché se tengo premuto il control per parlare e sposto la visuale, mi si setta come visuale. Aspetta un attimo. Ok, quindi così lo abbiamo. Abbiamo acceso le batterie, ok? Andiamo ad accendere le luci. Sì. Che stanno comodamente qua dietro. Strobe, beacon, nav, float, panel e taxi. Ecco, se posso, io intanto faccio una domanda di carattere generale. Io vedo che voi sempre, quando nei video, se volete capire se c'era un motivo, lasciate la loche, no? Visualizzata. È solo per un fatto estetico, che magari non c'è problema, mi piace. O c'è funzionale che no, se uno c'ha la loche fa qualcosa in più? No, non pensa. Penso qui, ecco. Se uno c'ha il mouse e lo usa, ma non penso nessuno lo porti in questo modo. No, io lo toglierei pure, però sinceramente non saprei manco come si fa. E tu clicchi più su, così di solito si clicca così sì, e va no, via. No, vedete che sto modello qua non lo fa. Ah, vabbè. Allora, quindi adesso abbiamo acceso tutto quanto. Ok, allora, noi innanzitutto... Ma questo qui è il carenato oppure di default? È il carenato. Okay. Allora, innanzitutto per non barare... Che brutta sta grafica, mamma mia. Ah, uè. Ecco. Mamma mia, che brutta proprio. La facciamo finita. Allora, noi per non barare ho tolto il GPS. Come? Le nuvole. Bel tempo. Sì. Allora, vediamo se ci ha rimesso il medio. Ecco, te pare. Vabbè, sti cazzi. Allora, noi qua abbiamo tolto la mappa così non ci avremo neanche riferimenti con la mappa. Quindi il nostro unico riferimento per volare sarà questo. Ok? Qua c'è il nostro VOR. Ok? Qui giriamo. Vedete come fa
Perché adesso già ne legge uno, Devor. Ok. Comunque, qui gireremo il nostro curse indicator. Vabbè, questo è il nostro heading, ma non ci interessa tanto. Andremo belli che manuale. Allora, le frequenze si settono qua. Qui, scusate. La nave 1 e la nave 2. Qui metteremo le frequenze dei VOR. Come? No, niente. E qua invece la comunicazione, vabbè, rimaniamo, ovviamente siamo sulla unico, ma tanto manco stiamo collegati, e quindi a pace così. Qual è la comunicazione, scusami? Questo. Questo e questo, com 1 e com 2, ok? Qui metti le varie frequenze delle torri. La comunicazione radio e... Esatto, e qui invece la nav. Com nav, ok? Qua, questo è importante, è il selettore. Cioè, diciamo all'aeromobile che cosa deve seguire. Nel nostro caso lavoreremo sulla nave 1, questa qui. Se no, potremmo lavorare sulla nave 2, switchare comodamente tra una nave e l'altra. Oppure, la cosa che faremo sempre, penso più spesso, andare direttamente col GPS, dopo aver caricato il piano di volo all'interno, farà tutto lui e voi sarete passeggeri privilegiati. Allora, questo invece è il DME, che mi dice la distanza e il tempo stimato, ok? E la velocità. Quindi mi dice che rispetto a quel VOR che io ho indicato, siamo a 10 miglia nautiche, ok? Allora, come prima cosa, come noi sappiamo bene, andiamo a vedere qual è il QNH locale. 10-20. E lo andiamo a settare qua, ok? Ci siamo? Ok. Allora, noi adesso lo possiamo accendere perché sappiamo che quando si vola VFR noi possiamo accendere tranquillamente il nostro velivolo senza autorizzazione. Quindi, come si accende? Si tirano su questi, carini carini. E qui dietro, sempre comodamente, ci stanno i nostri pulsanti per accenderlo, ok? Giriamo a destra, motore destro acceso, ok? Perché si muove il terremoto? Così, scusa. È perché c'ho Xperia Listic. E quindi pare che è una caffettiera che sta in movimento, però. Vabbè, questo è quanto. Ok, fino a qua tutto a posto? Sì. Allora, il codice trasponder lo mettiamo, lo configuriamo qua. Ok. 7000, ovviamente, però se dovesse essere diversa, qui ogni tasto è relativo a una cifra, ok? E poi dopo vediamo come metterlo in on, in trasmissione, ok? Qui invece c'è il nostro pannellino per quanto riguarda l'autopilota. Con questo si accende, con questo si mantiene l'altitudine. Non avendo il Garmin 1000 non possiamo dire a quale quota andare, ma semplicemente lui la mantiene. Quindi una volta raggiunta, lui la manterrà. Ovviamente però possiamo lavorare su un, per aumentare o diminuire la quota con questo. Con cui qui ci abbassiamo e qui aumentiamo. Però sempre al raggiungimento della quota noi premiamo altitudine qua e lui la mantiene, ok? Qua da nav e heading si può switchare il tipo di navigazione, ok? Adesso noi probabilmente faremo soltanto un mantenimento dell'altitudine e basta, per non star troppo a complicare le cose. Ok, noi in realtà siamo pronti. Da già che ci siamo, tanto stiamo offline, chi se la sente di fare le comunicazioni? Soltanto in uscita, in chiamata da noi, senza la risposta della torre. Vai, un volontario? Ma VFR o EFR? No, VFR. Ma io mi alleno. Vai. Air Sicilia. No, innanzitutto siamo su. Che usa, non usa il tuo, è uguale, dai, non è proprio. Sì. Air Sicilia 0272. Richiesta di taxi per pista in uso. Destinazione. Non so dove si va, non me lo ricordo. Senti, aspetta una cosa però, perché non hai fatto la check radio.
come prima cosa, noi sappiamo che la prima cosa. Ok. Verissimo. Quindi a Sicilia 0272. Che devi fare è sapere qual è l'aeroporto che stai partendo. Non puoi partire. Il mio errore. No, infatti non l'ho scritto, sempre sul famoso foglio. Non l'ho scritto. Se so l'aeroporto che giustamente Roberto ci deve fornire, lì. Vai. Messi. Golf Charlie. GCB. G. LP, ok. Air Sicilia 0272 per radio check e stop orario. Sicilia 0272, ma lei non saluta? Minchia, ragazzi, buonasera, che coglione che sono. Buonasera anche a lei, che non portiamo la maleducazione siciliana in giro. Mastino, ma che era pronto, era. Buonasera pure a lei. 0272, la sento 5 su 5. Siete tutti una massa di terroni. Air Sicilia 0272 per volo VFR Golf Charlie Lima Bravo verso Golf Charlie Lima Papa, come da piano di volo, richiesta push bus e taxi. Allora la vuoi fare veramente proprio professional? Vai, te correggimi, io fo per allenarmi, allora, cioè, allora, poi se sbaglio, allora, sbaglio. No, è giusto, ci mancherebbe. Allora, intanto, vabbè, saluto chiaramente, buonasera, com'è Golf Charlie eccetera eccetera Tower, lo che è, Sicilia 0272 per prova radio e stop orario, che poi lui ti risponde, Sicilia, va avanti, e tu gli dici, Sicilia 0272 richiede autorizzazione per un volo di trasferimento destinazione Golf, quello che è, e te ne esci pulito. Vai, ecco, ci arriverò mai, ma insomma, però c'è un volo di trasferimento da un punto ad un altro, no? Da un aeroporto, certo, all'altro, e quindi gli fai per un volo di trasferimento destinazione Golf CVV e basta, punto. Lui già sa il tuo piano di volo, quindi non ti chiederà i punti, te li chiederà poi in volo, e vai avanti, e lui ti dirà, va bene, autorizzato a volo eccetera eccetera eccetera, e ti dirà il taxi al verso il punto attesa Charlie della pista 27, via, bravo Charlie, bravissimo, hai capito? Perfetto, poi si farà il readback, esatto. Quindi Air Sicilia 0272, autorizzato punto attesa Charlie pista 27, via, bravo Charlie. Intanto ottimo, mi ci porto. Ottimo, bravo. Facciamo una guida un po' sportiva, perché sennò veramente qua fa notte. Certo, come piega, però sembra una moto. Devo mettere le saponette, cazzo. Lui è uno che mantiene i 25 nodi. Esatto, lui prende eccessi velocità. Dai, lo di, è malo. Guarda che la tua normativa prevede gli autovelocità. Vabbè. A povere, madonna. Trattino de colla. Air Sicilia 245, che minchia state facendo? Correte troppo. Lei li conosce i limiti, Sicilia. Tanto paga il SEO. Paga il SEO. Lei di che compagnia fa parte? Air Sicilia? Verrà addebitato a Giovanni Rugolo qualche multina, va bene. E poi verrà debitato al... Vai con la prossima comunicazione. Sicilia 0272 al punto attesa Charlie, pista 27. Pronta la partenza. Pronta la partenza, perché c'è, se no c'è Gianluca. Pronta la partenza, a parte di scherzo. Pronto alla partenza. Ok, che sono quello dice, vabbè. Stia lì, si goda lo spettacolo e ne parliamo più tardi. Sta fretta, adesso aspetta lì. Ma poi quando ci darai via, se no si fa notte, quando ci dai via. Ok. Allora, adesso le cose 0272, vento da 120 3 nodi, è autorizzato la Air Sicilia 0272 autorizzato su pista 27, vento copiato. Ok. Ottimo. Perfetto. Ah.
Andiamo a destra, a sinistra, perché noi comunque non ci fidiamo del controllore. Allora, qui mettiamo il trasponder in modo on, trasmissione, ok. Togliamo le luci taxi e mettiamo le landing. Posso farti una domanda, Roberto? Eppure due. Beh, sei in Marcus. No, su Marcus no. No, non l'ho manco avviato, perché tanto a Gianluca questo non glielo mando, perché me lo svaliderebbe subito. Quindi i taxi ti dà la penalità. E perché hai fatto il rullaggio al punto attesa con i flap estesi? Perché... Se mai vuoi dire con i flap ritratti. No, in realtà no, gli ho dato un attack, quella pronta. Allora sono giusto. Sì. È prassi. Bocciato. E perché Claudio, Marco? Bocciato. Perché Marco dice ascolta, di... Ascolta, sulla pista, vero? La checklist li prevede in realtà prima. Perché comunque Marco, sia tu lo controlli prima, lo ricontrolli pure dopo. Sono appunto... È un fatto allora, di sicurezza, tu... Claudio. Esatto. Tu lo fai prima e lo controlli almeno due volte durante tutto il percorso. Perché è la cosa più importante. Parti con i flap perché retratti, c'è il rischio che vai a schiantare. Devi partire subito e esatto. Estesi. Bravo, Marco promosso. Claudio bocciato. Vabbè, andiamo. Vabbè, pazienza, me ne farò una ragione. Allora, vediamo un po' che succede. Partenza sportiva, come ama definirla. Ok. In Sicilia 0272 in volo. E vabbè, dopo lui ti dirà Sicilia 0272, contatto radar, mi riporti quando? Qual è il prossimo punto, Robè? No, non l'ho messi. E allora basta le comunicazioni. Sì, no, invece. Chiudiamola qua, era soltanto per... Sì, perché tanto figura di merda l'ho già fatto. Ma no, assolutissimamente io. Gianluca, tu lo sai, io scherzo sempre. Non cioè... hai fatto nessuna figura da merda. Ma figurati, ma poi guarda, non è che voglio dire. Allora, adesso io sto proseguendo sempre durante lungo l'asse pista. Raggiungerò gli 800 piedi. Ok, entro i fatidichi 30 secondi. Una volta raggiunti, virate dei 90 gradi a sinistra. Facciamo la specie di circuito di traffico, ok? Tutto in manuale ancora non ho messo il pilota. La professionalità del pilota. Sì. Saliamo a 1000 piedi. E andiamocene sotto vento. Ok, allora a questo punto saliamo ancora un po', ci portiamo a 1500 di sicurezza, perché da adesso in poi guarderemo soltanto gli strumenti, non guarderemo più a terra, ok? La prima frequenza, noi abbiamo segnato che è 115, quindi la andiamo a impostare. Adesso la mantiene. Allora, abbiamo messo 115 la nostra frequenza.
Allora, innanzitutto cerchiamo di capire dove ci troviamo. Ok, e ho messo in pausa il simulatore. Dove ci troviamo? Qualcuno vuole provare? 2 1 2 2 0 sulla radiale 2 2 0. Giusto. Ok, e il nostro QDM sarebbe quindi? QDM sarebbe quello dove QDM ti ha detto lei, scusa, 040. È la prua che noi dovremmo avere per andare verso la resistenza. Quindi adesso ci sta dicendo, tu adesso ti trovi sulla radiale 220, ok? Aspetta, me lo scrivo. QDM è quello dietro e QDR, quell'altro che ti ha detto? QDM, QD Mike. QDM sarebbe questo, ok. Va bene. E quell'altro è QDR, vero hai detto? No, allora, QDM ecco, in questo caso è 040, che sarebbe la prua che noi dovremmo avere. E quello dietro è la radiale, che sarebbe anche effettivamente il nostro QDR, che sarebbe quello che noi dovremmo avere per allontanarci dalla stazione, ok? Però che sarebbe il 220. Esatto, però nel caso dei voli si chiamano radiali. Ho capito. Ok? Quindi adesso scusatemi, ragazzi, ma io vi devo salutare. Ciao, Cla. Ciao, Cla. Allora, in questo caso noi lasciamo il secchio in testa, quindi rimaniamo così. Ci troviamo a una distanza di 6 miglia nautiche dal VOR sulla radiale 220. Noi come primo punto in realtà ci avevamo radiale 200. Quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo a spostare il course deviation, questo qua, e lo portiamo su 200. Ok? Dovrebbe essere questo. Va bene? Ora è in pausa, quindi non... Aspetta. Ok, era in pausa, quindi non aggiornava il VOR. Vedi, che cosa ci sta dicendo adesso? Guarda che tu, rispetto alla radiale che tu mi hai inserito, ok, quella che tu vorresti avere, che è la 220, ti trovi a sinistra. Quindi questa qui è la nostra radiale, e noi ci troviamo a sinistra della radiale. Quindi se io procedo con questa prua, sicuramente la vado a intercettare. Ci siamo? Sì. Se si fosse trovata qua, ci avrebbe detto, guarda, sei tu alla sinistra della radiale e quindi l'hai superata e quindi alla torna indietro. Ok? Yeah, è abbastanza intuitivo, proprio, è proprio semplice. Perché il video ha 2-3 secondi di ritardo. Sì, io me lo scordo, scusate. Ora, le considerazioni che posso fare sono parecchie in realtà, nel senso che io posso anche, dico, io sto sulla 220, devo andare sulla 200, quindi sto molto vicino alla radiale che a me interessa, ok? Quindi io già inizio una sorta di allineamento su questa radiale, perché se no mi arriva in fronte troppo velocemente e la supero. Chiaro come discorso? Non so se mi sono spiegato bene, ma... Sì, sì. Cioè, nel senso, cerco un passeresti po'. Passeresti da questa linea talmente velocemente che lui passa. Esatto. Quindi io adesso vedi che sto facendo. Invece, se gli va incontro. Gli vado incontro, poi gli vado incontro in maniera un po' delicata, diciamo, in modo tale che mi ci allineo. No, non che la supero e poi la devo risuperare e così via. Cominciamo a fare serpentina. Ok? Diminuiamo un po' la velocità, se no è tutto troppo veloce. Vedete che sto facendo? Mi ci sto portando sopra. La radiale 220. Praticamente stai alleviando il gradi di... Esatto, sì, ho fatto una curva. Un po' morbida, pevità, insomma, dannacci proprio. Sì, infatti. Che poi non ti sta così bene, devi fare destra, sinistra, quindi... Adesso stiamo andando verso... Allora, adesso noi... Aspetta che l'ho superato perché ho dovuto dare un po' più di manetta perché mi stava gear up. Allora, adesso noi siamo a 3 miglia nautiche dal VOR. Un attimo che mi ci devo riallineare. Per questo io volevo togliere il vento, perché col vento è tutto un po' più complicato. Mi ci riallineo. E siamo in avvicinamento a questo VOR a 3 miglia nautiche. Ci siamo? Non proprio sulla radiale 200, però dai, ci proviamo ad arrivarci.
Ok. Adesso. Come? C'è uno che non è stalker, sono tutti i rumori sotto volo, non capisco nulla. Allora, risolviamo sta cosa perché sennò. Ma io ce l'ho mutato però, dall'hardware. Vabbè, voi fate un attimo caso su chi è, poi così almeno vediamo. Sembra una stampante ad archi. Accende la luce di Carlos. Ma io ce l'ho mutate le cuffie con... Allora, fate un attimo attenzione a quello che accadrà a breve. Stiamo passando sopra il VOR, ok? Quindi tra un po' la lancetta si sposterà. E la bandierina da tu diventerà from, cioè il triangolino andrà verso il basso e ci dirà che l'abbiamo oltrepassata. Ok? Guardate. Ti sento pianissimo. Vedete come se ne sta andando? Non so io che sto virando, ma è il VOR che mi sta sopra e quindi dà false indicazioni, ok? Di me non si legge. Adesso ho visto la bandierina è passata in from. E adesso la radiale me la va a riavvicinare, insomma. Stai allontanando, no? Adesso mi sto allontanando, sì. Adesso il PDM è sordo, il PDR è sordo. Allora, adesso mettiamo pausa un attimo. Mamma mia, sto vento, quanto è fastidioso. Allora, fermiamoci un attimo. Adesso la bandierina è passata in from. Vuol dire che adesso mi sono allontanato di 2,4. Non so se lo riuscite a leggere. No, non si legge bene. Vabbè, qui comunque mi indica 2,4 miglia nautiche, ok? Adesso il prossimo mio riferimento in realtà è radiale 050 fino a una distanza di 10 miglia nautiche. Quindi io qua che cosa devo fare? Devi mettere la radiale 050. Ok, e come la metto? Girando con l'OBS, no? Ok. E cosa, dove metto lo 050? Il radiale sotto, sempre sotto. No, come con di Mike? No, sopra, perché siamo su from. Esatto, quindi abbiamo detto che la radiale è sempre all'opposto della base. Quindi io adesso qua metto 050, ok? In questo modo. E l'ho bella che è superata e quindi mi ci vado ad allineare. Ci siamo fino a qua? Io mi alzerei pure perché non vorrei via un palo in testa. Che non sto vedendo nulla. Ora qui un buon pilota avrebbe letto le carte, solo che io sinceramente ho staccato alle 8, quindi... Vabbè, stiamo facendo altre cose. Ok, eccola qua, già ci sta avvicinando, quindi già possiamo iniziare la correzione. Dai, con sto kirap, quanto rompi i coglioni. Eccoci qua. E ci mettiamo sulla radiale in uscita, un po' de mare. Ok, adesso siamo sulla radiale 050 in allontanamento. Ok? Siamo fino a qua? Ok. E aspettiamo che il DME mi dica, guarda, sei arrivato a 10 miglia nautiche. Ok.
Ora, io purtroppo devo stare con la cloche inclinata, quindi, perché vorrei pure settare la prossimo, il prossimo VOR, in modo tale che poi diventa, lo switch diventa immediato. Allora. Metti pausa. Esatto. Allora, abbiamo detto il prossimo VOR è frequenza 112,90. Quindi me lo vado a mettere qua. Vedete, io qua non ho proprio nessun riferimento, né qua, né ovviamente, vabbè, sui VAO e quant'altro, quindi io non so proprio dove sto andando. Ok, e aspettiamo che là, tanto ci dovremmo mettere poco, di raggiungere le 10 miglia nautiche. Domande fino adesso? Differenza da tuo prodotto manuale? Perché sì, giustamente potrei andare pure per reading. Proviamoci, dai. Se siete 245, mission. Mi è perso Stout. Ma scherzo. No, no. Sto per atterrare. Ok, adesso stiamo andando per reading, vediamo, sì, effettivamente, un po' più comodo. Ok, perché ma c'ho... Non hai, scusa Roberto, non hai attivato la frequenza del volo ancora? No, ancora no, aspetto di arrivare alle 10 miglia nautiche. Ah, è vero, sì, sì. E poi switcho direttamente la frequenza, così almeno è più comodo. Sì, ok, okay. Lo sai perché stiamo andando in manuale? Perché... dato che sono tutti molto vicini i VOR e le correzioni devono essere fatte un po' veloci, diciamo. Quindi vabbè, comunque adesso proviamo pure in eating. Ecco Roberto, si vuole fare una domanda. Senti? Ah sì, sì, sì. Sì, sì. Io ignorantemente, perché sono autodidatta, quando facevo queste prove qua, lo facevo il primo e il secondo VOR. Se io mettessi sul secondo volo, cioè se uno smettesse sul secondo volo, l'altra radiale vuole intercettare, sarebbe una cosa sbagliata? No, 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 una stupidaggine? No, assolutamente. Perché no. Almeno avrei due controlli, avrei il primo volo e il secondo. Allora, c'è solo una cosa da dire, che questo qua è il nave 1, e mentre il nave 2 ce l'avresti qua, ok? Quindi dovresti pure switchare strumenti, comunque non è assolutamente un problema. Ho capito, sono... ho capito. Li puoi usare entrambi. Però questo c'ha pure il glide slope, che sarebbe la linea questa qui orizzontale, GS, no? Che ti dice se sei alto o basso rispetto agli LS, ok? Comunque è la stessa cosa, li puoi usare entrambi, li puoi switchare. Io sinceramente mi sono sempre trovato comodo con uno e va bene così. No, no, ci mancherebbe, era una domanda. Io però mi porterei a 2000 piedi, perché davvero non so se andiamo a incontrare cose strane. Dovrebbe essere in alto mare. Sì, adesso sì, però adesso mi vado in realtà ad avvicinare alla costa. Quindi per sicurezza mi porto a 2000. Vedete, io ho dato due colpi qua in up e l'aereo sale. Una volta raggiunti i 2000 gli dico, premo alt e lui me la mantiene. Ti sento pianissimo. Diamo un po' di manetta perché stiamo a salire. Trema tutto. Allora, stiamo a 9,9, 10 miglia nautiche, ok? Quindi adesso switcho. Ok, mi ha agganciato subito l'altro VOR. Vedete che mi dice, mi si è spostata la lancetta e anche la distanza, ok? Ok, io adesso devo mettere radiale 120 in avvicinamento, quindi... dove la metto? Come faccio? Sotto la radiale 120. Tutti d'accordo? Sì. Sì. Se tu in avvicinamento devi andare sotto, no? Esatto, quindi una cosa del genere. Ok, e lui mi dice, guarda, ce l'hai ancora davanti a te questa radiale. Ok, quindi io proseguo in questo modo. Magari già mi ci metto un po' caruccio.
siamo a 1009, raggiunti 2000. Ok, adesso lui me la mantiene. Ok, siamo a 10 miglia nautiche 3, in avvicinamento verso quest'altro vorre. Adesso dobbiamo arrivare al vorre, obiettivo. Adesso arriviamo, sì, al vorre e poi ricambiamo e poi torniamo indietro. Problemi fino adesso? Mi sembra abbastanza facile da usare il vorre alla fine. No? Sì, sì, è facile. Magari sai, uno anche con le carte sotto mano, diciamo, si cioè viene facilitato, perché uno visivamente vede la carta e correla la carta con i vorre. Visivamente, essendo in strumentale, dovresti essere in condizione di non vedere niente. Magari c'è visibilità. Sì, ma la carta la posso guardare. Sì, per orientarti ti orienti solo col vorre, però intanto già vedi quale sono. Non hai visibilità che sei in condizioni di sì, FR, sì, sì. Beh, le carte sono fondamentali per le altitudini. Passiamo pure un po' di carburante, che non vorrei rimanere a piedi. Ok, e adesso ci allineiamo. Io poco, ma perché c'ho, aspetta che tolgo sto cacchio di simulatore. Abbassi il volume del gioco, per favore. Guarda, tu sta. Abbassi il volume del gioco. Ecco, l'ho messo a 1. Il gioco, mettilo a 1, bravo. Sì, il sì, gioco. Sì, l'ho messo, l'ho messo. Sì. Come mentalisco. Monello. Oh, ma Gioco non mi sente, come mai? È strano, non mi sta dicendo niente. Dannate sto coglione. Gianluca ora viene e ti violenta. Io questo aspetto. Lui è il mio tipo, lo sa. Ok, ci siamo. Radiale raggiunta. E adesso mi ci metto a cavallo e vediamo un po' che succede. Siccome inizio lezione, cioè ho ritardato 10 minuti, probabilmente me lo sono perso. Quella portata massima di un VR 10 miglia. Dipende dal VR. Aspetta. In questo caso noi, per saperlo, stiamo parlando di questo. Ci sta VOR distanza. Ah, ma di mazza quanto. Questo è abbastanza potente, copre tutto quanto. Scusa, dove la vedi la distanza? È sto cerchio che ha fatto. Non lo vi. Ah, ok, sì. Ok, grazie, scusami. In questo caso è di 130 miglia nautiche. 130 miglia nautiche. Ok? Mica è una bestia sto VR. Sì, vabbè, ma è fatta apposta, perché lì davvero c'hanno quello vorre e patate. Per quanto riguarda l'NDB, aspetta, va, già che ci siamo. Proprio al volo.
Perfetto. Allora, questo NDB sarà proprio nella direttrice che noi prenderemo, nella radiale che noi prenderemo per l'atterraggio. Quindi ci risulterà pure utile. Ok? Io me lo prendo e sono 365 kHz. Ok? Quindi quando poi farò l'ultima virata, oltre ad essere allineato con la radiale 25, in teoria il mio NDB dovrebbe stare proprio davanti a me. Cioè mi dovrebbe proprio indicare la freccia che sta proprio davanti a me, il VOR, l'NDB, ok? Quindi devi mettere la frequenza lì. Eccolo qua, vedi che si gira. Vabbè, adesso non è importante, però un ulteriore controllo per sicurezza, poi lo facciamo. In teoria dovrebbe stare proprio in verticale, per dirmi, guarda, l'NDB sta proprio davanti a te. Certo. Ci siamo un po' scostati. Recuperiamo. Spirciatina fuori, la diamo? No, vabbè, tanto. Giusto per vedere quanto è bello la grafica. E vediamo, dai. No, no, io sono per l'assassino va visto da ultimo. Cioè, andiamo fino a fondo. Se si arriva, si arriva, dai. Sì, sì, sì. Il momento in cui alzeremo la testa sarà bellissimo. Che ci frega, se ci pigliamo una montagna di faccia, arriverà il messaggio e ti montate. Il bello del simulatore è questo. Ok. Ristiamo di nuovo sulla radiale. Mancano 2 miglia nautiche, non so se lo leggete. Sì, sì. Ora sì. Ok, la prossima abbiamo detto 090. Quindi 090, 10 miglia. Aspettiamo che la bandierina se ne va in from. Altrimenti possiamo anche farlo noi, se noi giriamo. Ma infatti questa ve la voglio far vedere un attimo, dopo io la faccio vedere. Allora, un miglia nautica. Perché, allora, la distanza del DM ricordatevi che è trasversale, ok? Quindi, in realtà non è il terra-terra, non è che parte una linea dalla vostra ground e arriva alla ground del DM, ok? È trasversale, quindi è un'ipotenusa, quindi è leggermente diversa. Se voi volete fare tutti i calcoli, comunque considerate che è un'ipotenusa. Ecco, ora se ho capito bene ci siamo sopra praticamente. Esatto, ma adesso dovrebbe andare da... Vedi? Switchato. Ok. Ok, quindi adesso 090, che faccio? 090 from. Magari qualcuno che non l'ha già detto prima. Come devo mettere qua il VOR? È preciso sulla ID, ecco. La radiale va sopra perché siamo from. Ok. 090 sopra. Tutti d'accordo? Accendiamo uno. Coda? 310. Così? Sì. Sì, certo. Sicuri? No, secondo me no, perché la DF va di là, sicché sarà da quell'altra parte. Ho detto un'altra stronzata. Qui in questo caso qual è la mia radiale? Quale radiale sto prendendo di riferimento? Siamo su from 090 270. Così andando verso ovest su 270, giusto? Perché la freccia è di qua, sicché esatto, il coso è di là. Esatto, quindi è sbagliato. Dall'altra parte, appunto. Giusto? Ok. Allora io devo tenere il microfono perché ho fastidio, però non volevo dire se andare all'inizio, è sbagliato come ha detto poco fa, è al contrario, perché siamo in allontanamento. Così, così è.
Ora vi faccio vedere questa cosa perché sennò ci stanno dubbi. Noi in questo caso ancora noi ci stiamo avvicinando ancora alla radioassistenza, in realtà sta diminuendo il valore, ok? Mo' aspetta, ve lo faccio vedere. Praticamente noi provenivamo con radiale 120, quindi da qua, ok? Poi abbiamo fatto la virata, ma noi verso 9090 stiamo riscendendo, ok, per raggiungerla, e quindi ci stiamo sempre avvicinando. Vedrete che poi una volta che l'abbiamo superato, arrivato a questo punto, la bandierina ritornerà in from. Ok? Certo, una volta superato il volo. Perché noi questo è un caso, beh, perché l'abbiamo fatta troppo presto la virata, comunque ci stiamo ancora avvicinando verso la radioassistenza. Mo, vedrete che tra un po' passerà in from e noi non dovremo comunque cambiare nulla, perché staremo in questo caso quindi con la bandierina che punta verso... la radiale 090. Esattamente. Però così non la raggiungiamo. Vedi, adesso si è spostata, ok? Però così stiamo andando parallelo alla nostra radiale. E a noi sta cosa non ci piace. Quindi per non andare parallelo, quindi per intercettarla, che prua dovrei mettere secondo voi? Ora verso da in from, che verso sinistra ora? Verso di qua? Aspetta che arriva l'indicazione. Qui? Guarda dove sta la radiale. Sì, così. Così, no, sì. Così ti allontani. Tu la radiale ce l'hai. Tu la radiale. Lui ti dà sempre. Ok, quindi no. andiamo verso destra. Maledetto sto giochino. No, aspetta, ho sbagliato io. Aspetta. Ho sbagliato. Ok. Con prua 120 noi ci avviciniamo alla radiale 090. Ok? Abbastanza delicatamente. Se l'avessi proprio voluta raggiungere subito, mettevo prua 180, però diventava un po' scomodo. Lui ti dà sempre riferimento di dove si trova la radiale, non devi fare calcoli strani, vado, provengo, ok? Ma quello sempre, che sia from. Sì. È la posizione relativa della radiale rispetto al tuo aeromobile che è disegnato così. Ora in teoria si dovrebbe avvicinare. Se non hanno spostato il volo. Intanto ci andiamo a mettere la frequenza, l'ultima. Quindi abbiamo detto TGN radiale 025 115 e 6. Solo grandi successi. Ok. Sto avvicinando. Forse un po' in ritardo, però vediamo un po' se ce la facciamo. Ok, ci siamo. Ora siamo in allontanamento sulla radiale 090. Un po' storti, come al solito. No. Non è che deve essere precisissimo, nel senso questi sono strumenti non di precisione, come abbiamo detto. Allora, io adesso in teoria, pure in pratica, sto facendo un volo IFR, ok? Quindi avrei dovuto utilizzare una rotta IFR, aerovie e quant'altro, ok? Sì, destare e tutto quello bello che sappiamo, o meglio, che impareremo. Però nulla mi vieta di utilizzare questa strumentazione come ausilio alla navigazione VFR, ok? Quindi io posso fare esattamente quello che ho fatto... Anche se è un VFR. Anche se è un VFR, cioè mi faccio tutti i miei punti con le radiali, VOR e quant'altro. Solo che ne so, qua, in questo punto, mi interessa cambiare radiale,
che ci sta sotto la città di Battelapesca e la uso come punto di riporto, sempre con le solite regole del VFR, ok? Quindi sul nostro piano di volo comunque utilizzerò i punti di riporto UFR, però la mia navigazione non sarà una navigazione GPS, quindi mi ci faccio portare semplicemente perché l'ho inseriti, ma la faccio tramite VOR e NTP. E vi assicuro che è un altro sport, è molto più divertente. Ok? Quindi navigazione da VOR a VOR praticamente. Da VOR a NDB, un po' fa un po', come ti pare. Un po' a vista, un po' a VOR, come vuoi. Puoi fare esattamente come. Allora, siamo arrivati a 7 miglia nautiche. Noi abbiamo detto che a 10 miglia nautiche cambiamo frequenza e ce ne andiamo sulla radiale 0 dei 5. In teoria, una volta raggiunta questa radiale, dovremmo stare sopra il VOR. Però anticipiamo un pochettino in realtà, perché non vorrei allontanarmi troppo. Allora, quindi, adesso che devo mettere? 0, 2, 5. Innanzitutto cosa voglio fare? Mi voglio avvicinare. Quindi la Capisco. bandierina andrà in tu. E Sì. come la devo mettere? La bandierina dovrà stare a destra, giusto? Deve stare davanti o dietro il mio aeromobile? Dovrà Davanti, perché mi stare voglio avvicinare. perfetto, quindi la metto Davanti. davanti. Ok, e lo 025? Se il radiale deve stare La dietro. 05 è Orario. dietro perché è davanti, la bandierina, sicché dove voglio andare deve essere dietro. Quindi Oh, eccolo. ragazzi, io vado, ci si vede. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Noi portiamo prima la bandierina in tu e poi mettiamo la radiale, no? Esatto, in questa situazione, questa è la situazione che a noi interessa. E quindi ora Allora, giriamo. però io in realtà il giro lo faccio da quest'altra parte, perché ho paura che siamo troppo vicini all'aeroporto. Quindi, per Allunghi un po'. scrupolo, sì, perché non vorrei che poi raggiunta la radiale stiamo proprio sopra l'aeroporto e ci toglie il gusto della sorpresa di alzare lo sguardo. Vince, sarà zero? Oddio, mancano 12 miglia nautiche. Dipende quanto stiamo distanti da stare là. Comunque, Il volo sta sull'aeroporto. sta leggermente decentrato sulla. Vedi? Questo è l'aeroporto. Ah, Però, vabbè, no, aspetta, perché la pista. Sì, no, in realtà i VOR vengono sempre. Vedi, sta in mezzo alle due piste. Quindi siamo ora ti stai allontanando, però mi sembra. Sì, sto facendo un giro un po' più largo, perché, ti ripeto, ho paura che quando raggiungeremo la radiale stiamo proprio in. Adesso la vado a tagliare proprio perpendicolarmente. Ma se ci vado? Come? Se No, ci no, 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 vado. non sto sui VAO, sia perché stiamo mettendo in pausa, sia perché non voglio che ci sia nessun riferimento grafico di dove ci troviamo, capito? Appunto, per evitare questo, vedi, ci sta avvicinando e quindi adesso già faccio. No, vabbè, in realtà stavamo pure comodi. Vabbè. Scrupolo. È 025? Sì. Sì. Ok, scendiamo. Ci portiamo a 1000 piedi, tanto stiamo sul mare. Ci stiamo avvicinando. Ecco la DS.
deciso davanti a noi. E dai, no? E ci ha spoilerato però il finale, comunque, vabbè. Allora, atterriamo, dai, senza guardare la pista. Ci ha rovinato il finale. Vabbè, sta DF. Vabbè, dai. Diciamo che le probabilità di avere la pista davanti aumentano. Sono parecchie elevate. Buonanotte a tutti, ragazzi. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao Gianluca, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte Gianluca. Glide slope non si attiva. No, perché avremmo dovuto mettere la frequenza del DF. Possiamo provare a farlo. No, no, vai in manuale, vai in manuale. No, no, ma solo per vedere che cosa indica. 110 e 7. Siamo leggermente decentrati. Vediamo. Aspetta che mi sto per dare radiale qua. Allora, qua mettiamo la stessa cosa. Lo allineiamo. Devi mettere... Vedi, adesso sta funzionando questo. Vedete come si avvicina? Ok, però noi abbiamo detto che ci interessa il nav 1 e continuiamo a lavorare sul nav 1. Ma funziona lo stesso quello, no? Certo, certo, sì sì. Ok, a che altezza alziamo il muso? La testa? Ci togliamo il cappello? Io ormai tra i selezionati LS sui World 2 andrei buio. Ci allarghiamo, eh. Io non sono amante di rischio. Segui il glide slope e scendi. Senza guardare. Voglio vedermi la pista davanti, voglio vedermi, quindi tipo sui 400 a livello del suolo, 500 a livello sopra. Ok, ma adesso continuiamo a scendere. Saremmo scordati di controllare se stavamo a scendere. Miglia nautiche, che dite? Alziamo? Rallento un po', rallento un po' la velocità. Uno che faccia il countdown, dai. Se bisogna rischiare, bisogna guardare i VOR 2. Io rischierei. No, no, dai. In basso, alziamo. Siamo alti. Ah, è basso, no? Alto. Basso volevo dire. Qua ci dice qua, grappa. A quante miglia siamo ancora? Già si vede il terreno. È atterrando già. Il carrello. Stai per stallare, occhio. Madonna, io l'ho messo in carta con la grafica. Ehi, ci siamo. Ok, dai. Dai velocità, stai installando. No, no, ancora ci siamo. Vista quella sulla destra.